curioso a colpo d'occhio subito l'avrebbe catalogato tra gli erotomani, lo vedi? Così come ipertrofico, come direbbe forte braccio la fronte inutilmente spaziosa, e l'occhio porchino, lo vedi, un maiale. Quello che mi ha stupito è la contrattazione, vedi? Il grano, i soldi. Lui pretendeva una donna bellissima, disponibile con lui per tutta la notte, ma chiedeva al suo putan broker mille che non le do più di 200 euro. Ma sei re, ma sei re, paga, paga, 200 euro li spendo tu e sei un mobiliere brigantolo sulla Paullese, paga. E tu guarda come siamo messi, cioè, se uno pensa a qualcosa di lontano dalla realtà, pensa ai reali. Cosa c'è di più lontano dal reale di questi reali? E comunque anche loro soffrono perché sono inutili, lo sanno e si sentono inutili. Così inutili che non possono neanche più iscriversi all'Avis perché il sangue blu è compatibile soltanto con quello dei pupi. E più c'è di sotto, e più ci si sente sopra, e più c'è disagio. Questi qui che pippano e strapippano tutti, fatti e strafatti. Tu guarda, se sono concerti così reali, figurati che cos'è certo sottobosco politico. Un parlamentare su tre fa uso di sostanze stupefacenti. E non è la cosa che spaventa di più. Il problema non è che un parlamentare su tre si droga e che gli altri due spacciano, cazzo. E questo, e più scendi sotto e più ci si sente sopra le leggi. Questi comunque rimangono la gente bene, la parte bene della nostra società, dove in ogni città dove si mettono fanno di quella parte il posto bene. Sono a Roma, si mettono lì e quella è la Roma bene. A Milano c'è la Milano bene. Questa è la gente bene. Ma quelli per male come cazzo sono fatti? Se questi sono quelli per bene, cosa fa la gente per male? Si fa le unghie sulla lavagna, che fa? Si inculano i criceti e li mangiano, che cazzo? Io voglio conoscere uno per male. E comunque il disagio è così tanto che, siccome appunto non c'è esenzione dalla sofferenza e dal dolore che causa il patimento, i ricchi hanno scioperato. Hanno scioperato il jet-set, la crema, per me è una scarpone scaduto, comunque la crema della nostra società. Aprendo, fra l'altro, a una piccola riflessione. Tu facci caso. Scioperano quattro tassisti di Brindisi e si paralizza il traffico fino a Como Brogeda. Si astengono dal mungere le vacche tre mungitori di Bergamo e non arriva più latte per tutta la penisola. Si astiene dal lavoro un addetto alla torre di controllo dell'aeroporto Palermo Punta Raisi, un addetto allo smistamento bagagli dell'aeroporto di Torino Caselle e il traffico aereo si mura, si paralizza. Tu per muoverti in una situazione così puoi solo prendere un paio di lezioni di salsa e merengue. Non ti muovi più. Tempo fa ha superato il jet set, i VIP della nostra società e io andavo in giro in macchina, andavo e tornavo, ho preso aerei, andavo e venivo, ho preso treni, sono andato, sono tornato, ho bevuto latte, ergo si evince che questi qui, sotto sotto, non servono